Opa là. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi è arrivato questo pacco, io so perfettamente cosa c'è dentro, non è niente di eclatante, ma chissà, potrebbe essere anche qualcosa di carino. Andiamo ad aprire e vediamo insieme, ma soprattutto ho fatto una piccola prova per capire se effettivamente tutti i prodotti che costano poco poco riescono effettivamente ad essere comunque validi. Adesso lo scopriamo insieme, perché apriamo tutto, tanta roba enorme, gigantesca per un cosino così, tra l'altro aperto, ai, lo chiudiamo giusto così per dargli quel tocco di professionalità. Allora, vediamo subito di cosa si tratta. Un cavalletto della Finitech, questo è un cavalletto da 19 euro, dove all'interno, come vedremo, ci sono un casino di gadget strani, diversi. Allora, apriamo, cos'è, rumore di oggetti che si muovono, ci troviamo poi la scatolina che possiamo tranquillamente eliminarla. Questo qua sarà sicuramente il nostro cavalletto, che effettivamente è piccolo piccolo, perché l'estensione massima, se non mi ricordo male, dovrebbe essere di 1,25 m, ma quello che serviva a me, quindi solite carte cartine. Vediamo il supporto per il telefono. Ero curiosissimo di prendere questo prodotto, soprattutto perché all'interno c'era questo supportino qua. Allora, che vediamo subito come si presenta. Plasticoso, sì, molto molto plasticoso, non sembra neanche molto resistente. La cosa figa è che questo supporto qua ha la hot shoe, cioè praticamente la slittina, questa qua che possiamo vedere qua sopra, per poter inserire un qualunque microfono o una luce, qualcosa che sia dotata appunto della slittina. Vediamo col mio telefono, io ho un Huawei P20 Lite, se sta tutto bene, ci sta con tutta la cover, l'apertura massima dovrebbe essere di 10 cm circa. Sì, non dà quel senso di stabilità, di solidità enorme, ma insomma è già qualcosa. Qua sotto invece troviamo la filettatura universale per poterla agganciare a qualunque cavalletto, supporto, eccetera eccetera. Un'altra cosa molto carina è proprio questa del dispositivo Bluetooth, questo telecomandino piccolissimo per far avviare la registrazione o la foto a distanza, senza andare a toccare là sul cavalletto. Magari possiamo anche rovinare l'inquadratura semplicemente. E dopodiché vediamo anche l'attacco per la GoPro. Quindi bene, abbiamo questi tre attacchini molto comodi, con anche la sua borsellina che possiamo tranquillamente riposizionare via. Ma andiamo adesso a concentrarci sul cavallettone, che poi cavallettone. Allora, questa è la sua borsetta, il suo contenitore, così possiamo chiamarlo, che boh, sì, è quel che è. Sinceramente, devo dire la verità, ragazzi, al primo impatto, in realtà, quando l'ho visto su internet, la prima cosa che ho pensato, sarà sicuramente fragilissimo. In realtà, adesso, visto così, su due piedi, non sembra niente male, a livello di solidità, intendo, eh? Non sembra niente male. Adesso dovremo solo provarlo montato. Intanto, già vediamo qua la testolina, dove andiamo a riporre la nostra videocamera, l'altro smartphone, che si pieguccia, quindi non va bene. Magari sarà da fissare meglio? Sì, sta un po' meglio, ma comunque non so, sembra un po' in bilico. Ma a questo punto mi viene voglia di provarlo con il mio telefono, perché magari sarà proprio questo l'utilizzo che ne farò. Chissà, non è detto. Andiamo ad agganciare il supportino alla sua apposita filettatura. Sento molti rumori plasticosi brutti, proprio brutti, devo dire la verità, che non danno per niente senso di sicurezza. Sì, un'altra cosa che non vi ho detto, la filettatura si trova anche in questo lato del supporto, quindi possiamo scegliere se posizionare il telefono in un modo o nell'altro. Allora, andiamo ad inserire il telefonino. Diciamo che si può fare, l'unica cosa, a me non dà quel senso di sicurezza incredibile. Dopodiché abbiamo questa levetta con cui possiamo andare a fare dei movimenti anche molto fluidi, devo dire la verità. Ovviamente non è una testa fluida frizionata per i video, ma per quanto riguarda la fluidità non ci si può lamentare, almeno in verticale e anche in orizzontale. Attenzione, si difende molto bene, ragazzi, questa cosa qua, eh. Troviamo diverse possibilità per gestire questo cavalletto. Vediamo anche questa vitina qua dietro, questa posizionata proprio qua sopra. Possiamo sistemare il nostro telefono anche in questo modo. Torno a ripetere, questo supportino qua non dà per niente senso di sicurezza, però vabbè, ci adattiamo, cerchiamo di non fare le cose troppo sportive, troppo pro. Naturalmente, come ogni cavalletto super pro, sta per succedere l'irreparabile. Abbiamo anche la bolla qua, la livella, per verificare effettivamente se il cavalletto che abbiamo sistemato è a bolla, quindi è dritto o no. Naturalmente tutte e tre le gambe sono allungabili, ma andiamo un attimo a vederlo sul campo. Ed eccolo qua, ragazzi, in tutta la sua massima espressione d'altezza. Come possiamo vedere, io ho 1,72 m circa, quindi arriva più o meno all'altezza del petto. Una cosa che ancora non vi ho detto è questa asta, che possiamo alzare o abbassare a piacimento per appunto raggiungere
la massima altezza. Se la lasciamo così verso il basso, ovviamente sarà tutto più stabile, però come potete notare anche voi il cavalletto non è per niente stabile, anzi se allunghiamo la gamba in tutta la sua estensione alla fine avremo una curvatura qua alla fine in basso. L'asta farà questo lavoro qua, quindi dimentichiamoci telecamere pesanti, dimentichiamoci obiettivi giganteschi, corpo macchina leggero e eventualmente un telefono o una GoPro. Vi do un consiglio da amico proprio. Ma vediamo qualche dettaglio un po' più da vicino. Purtroppo dettaglio assolutamente non positivo, perché come possiamo vedere questa testa è a C. Se noi premiamo qua a lato, ahimè, il telefono o la videocamera o la GoPro che abbiamo qua agganciata si potrà piegare e assolutamente, torno a dire, non dà senso di forza, di robustezza. Per quanto riguarda la sua struttura, devo dire la verità, è molto molto snella e anche questo non aiuta, e in più qua in centro non abbiamo il dado per chiudere questo leveraggio qua, e quindi se diamo un colpo il treppiede può fare questo movimento, no? Concludendo questa recensione, ma più che recensione possiamo chiamarla un giro di prova che ho fatto insieme a voi, l'ho comprato per provarlo, perché volevo fare un test per capire se anche questi treppiede entry level 19 euro con 250.000 gadget correlati potevano essere dei prodotti validi, e ahimè non lo sono. Ma perché dico non lo sono? Perché questo cavalletto non è assolutamente adatto per portarlo fuori, outdoor, per fare delle riprese video. Un po' di vento, una vibrazione, un piccolo passetto sbagliato, il cavalletto cede, cade, si distrugge. Poi come vi dicevo, alla sua massima estensione le gambe tendono a fare una curva di questo tipo qua, quindi assolutamente no, materiale scadente. Quindi ricapitolando il tutto, se vogliamo comprare un cavalletto così lo usiamo in casa, in un posto sicuro, chiuso il più possibile, cioè nel senso alla sua minima estensione, e allora sì che diventa una cosa abbastanza valida per tutti coloro che iniziano a fare video e quindi hanno bisogno di tanto materiale, tanta strumentazione a basso costo. Vi dico di sì, però altrimenti no, assolutamente. Concludendo ragazzi, spero di esservi stato utile. Mi raccomando, prima di comprare qualcosa ad un prezzo stracciato sotto ogni aspettativa, mi raccomando pensateci su e cercate di bene di focalizzare l'obiettivo che volete raggiungere. E io vi saluto qua. Ovviamente ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanellina, così siamo sempre tutti sincronizzati per i prossimi video. Ciao!